Episodi segnalati di risse e degrado in alcune zone del centro, San Bernardino dove sono i portici, che è diventato per gli aquilani un luogo dove non si può passare a causa della presenza di gruppi di giovanissimi che addirittura minaccerebbero i passanti. Dopo un periodo di apparente calma, con il colpo inferto alle baby gang dalla polizia, le lamentele tornano. Alcuni cittadini chiedono addirittura dei presidi dell'esercito con il progetto Strade Sicure che si adotta in altre città, mai più invocano la videosorveglianza che in alcune zone già c'è. L'assessore Fabrizio Taranta spiega che il progetto Mille Occhi sulla città è realtà e dopo alcuni passaggi burocratici si potrà procedere con le installazioni. Per la sicurezza abbiamo tanti progetti, noi siamo spesso in costante contatto sia con la prefettura che con la questura. Ricordo abbiamo approvato un protocollo d'intesa con la prefettura che si chiama L'Aquila Città Sicura 2022. All'interno di questo protocollo d'intesa, che prevede tutta una serie di azioni, è stato approvato anche un progetto che è quello Mille Occhi sulla città, che coinvolge anche soggetti esterni come istituti di vigilanza, insomma tutta una serie di iniziative per avere un presidio maggiore del territorio. Sul progetto di videosorveglianza abbiamo concluso tutte le fasi di progettazione, l'abbiamo inviato alla prefettura per le valutazioni del caso. Presto ci sarà anche la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ci darà la possibilità di avviare anche i lavori di installazione delle telecamere. Come in tutte le città, la movida è movimentata, e così anche nella nostra città. Bisogna però far passare un messaggio, che è quello che la città dell'Aquila, da tutti i dati e da tutte le rilevazioni, è una città sicura. Ci sono degli episodi che vanno condannati e noi li condanniamo con fermezza, però bisogna ricordare che sono episodi. In tutti i casi in cui ci sono stati degli eventi delittuosi, comunque le forze dell'ordine sono riuscite ad accertare i fatti e ad assicurare alla giustizia i responsabili. Questo è sicuramente un segnale importante. Avere una città dove non succeda mai nulla, dove mai nulla sfugga al controllo, è quasi impossibile. La cosa importante è che si riesca in ogni situazione ad accertare i fatti e a ristabilire la sicurezza e la giustizia. L'Aquila, ricordo, è una città tutto sommato tranquilla. Per il bene della città questo messaggio comunque va fatto passare.